Allora vi spiego. Abbiamo trovato questo deposito, diciamo abusivo, credo, non lo so, dove fanno cose losche e tra poco capirete perché. Mentre andavamo verso un'altra location, quindi vi faccio un po' vedere qui cosa c'è. Quindi partiamo, vedete, da una staccionata, un bidone. Ci sono i bidoni dell'immondizia. Questi sono quelli pubblici che ci sono in giro. Infatti è strano che ci siano qua. Là dietro abbiamo dei tubi, credo. Non so per cosa, c'è scritto qualcosa, irrigazione, ok, sono per l'irrigazione. Poi, questi cosa sono? Lo sai te? Un blocco di cemento. Ma è per infilarci i cartelli, sembrano basi, sì. Delle basi sembrano, mattoni, lamiere, qui hanno campato un po' di roba, sembra che stavano rifacendo casa e hanno lasciato qui le cose. Qui però arriviamo già a cose un po' più interessanti. Hanno lasciato due biciclette. Questa sembra anche bella. BK 2200 Tornado. La conosci? È una bella bici, non sai? No, la marca no. Però. Questa anche. Questa è tutta d'acciaio. Alluminio. Alluminio. Si chiama ricicletta. Quindi secondo me è fatta con alluminio riciclato. Probabile. Poi vedete, iniziano le cose strane. Tipo qua ci sono ammassati un sacco di cartelli stradali. Per quello dico, sembra quasi un deposito comunale che è stato abbandonato. Vedete, lavori in corso. Lì c'è l'attraversamento pedonale. Questo è la precedenza. E questo è strano invece che sia qua. Poi ci sono altre cose più normali, tipo vedete, un microonde. Questo magari era un, non lo so, una stampante, un computer, non si può più dire. E qui ripartiamo con altre cose strane. Ci sono dei giochi pubblici. Cioè giochi dei giardinetti pubblici. Questo non è fisso a terra, vero? No, si ribalta. Dei giochi per bambini. Scivolo. Però mischiati con sedie d'ufficio. Non so se è tipo la discarica abusiva del paese questo posto. Perché non è finita, qua non è finita. Come vedete, cartelli, cavi. Qua abbiamo questo. Chissà cosa contiene, non vogliamo saperlo. Qua continua con sedie, cartelli stradali, sedie, un estintore. Non ci facciamo mancare niente. E andiamo avanti. Vedete qua c'è un gioco. Questo anche è uno di quei giochi che si trova nei parco giochi comunali di solito. Cos'è che è? Un brugomela allucinato questo. Cosa ti sei messo sulla lingua? Poi, accesso disabili, un altro cartello, lo vedete, è tutto un misto di sedie. Questi anche sembrano i pali che si mettono in giro per chiudere tipo le piazze, comunque le aree dove non possono andare le auto. Qui abbiamo il resto dello scivolo e oltretutto abbiamo i cartelli delle vie. Non so se censurarlo qua, vabbè, via Roma c'è ovunque, via Carlo anche, credo. Perché ci sono anche i cartelli delle vie. Sembra che hanno smantellato un parco giochi pubblico e hanno messo tutto qua. Dei mattoni nuovi, ancora incelofanati. Questo cosa serviva? Boh. Qui c'è qualcos'altro. Non so cosa c'è dentro, non voglio toccare. Metallo, un pezzo di tubo, sembrano quelli delle fognature. Perché qua oltretutto, vedete, c'è la torretta, sembra quella della corrente. Sì, è quella della corrente, però anche qua è tutto abbandonato. E il pezzo forte è questo. Qua hanno portato uno scooter, l'hanno smontato, sicuramente questo è rubato. C'è poco da scommettere, questo è rubato. Hanno smontato dei pezzi, l'hanno mollato qua. Oh, era rotto e l'hanno campato qua perché non sapevano dove camparlo. O l'hanno rubato, magari hanno fatto qualche cavolata e l'hanno buttato qui. Oppure, vedete, perché mancano pezzi ed è smontato, l'hanno rubato e si sono rivenduti i pezzi. Io non ho mai avuto uno scooter in vita mia. Lo so, questa cosa è molto triste, però... è così.
Non saprei neanche accenderlo, uno scooter, ve lo giuro. Mai guidato la moto. Anzi, ho preso la patente della moto con quella della macchina. Però mai avuto lo scooter. Tipo, scopro adesso che questo è quello per accendere le sigarette. C'è anche nello scooter. Allora, ditemi voi, cosa si sono rubati di questo scooter? L'unica cosa che vedo che è sparita è il sellino. Quindi immagino che hanno rubato qualcosa che c'era sotto il sellino. Però non mi sembra così tanto smontato. La targa non c'è più. Oltretutto è appoggiato sopra la casetta dei bambini. Qua ci sono anche... Queste sono le catene per la macchina. E c'è questa struttura qua che è chiusa. Così a istinto potrebbe darsi che qua dentro ci sia qualcos'altro di interessante. Però come vedete è chiusa. Boh. E di qua non si sale. Qua è bloccato, guardate. Ci sono queste lamiere. Però non si va oltre. Vede, finisce qua. Non c'è nient'altro. Non so se si può salire in qualche modo nella torretta. No, Enrico, non puoi portarti via lo scooter. Penso ci sia la porta lì davanti per salire. Però ci sono troppi rovi. Ah, proviamo lo stesso. Dai, in diretta. In diretta sfondiamo i rovi. Oppure i rovi sfondano me. È più probabile. Nah. Qua ci vuole un bastone. Ci vediamo tra poco. Bisogna sfondare la vegetazione. Ma ti posso interrompere? Tu sai che modello è? No, non riesco a capire se ho un SH o un Kimco Malaguti, no. È un Malaguti... Malaguti. Sì, un Malaguti. È un SH, un... non so che modello è della Malaguti, non lo riconosco. Almeno sicuramente Made in Italy. Sì, sì, è un Malaguti. La marca è Malaguti, il modello preciso non lo so. Ok. Non mi viene in mente così. E poi un'altra domanda, te che sai. Hanno rubato qualche pezzo o l'hanno solo smontato? No, hanno rubato testa, pistone, cilindro, tutto il gruppo termico. Qua. Il gruppo termico. Sì, il gruppo termico hanno rubato. E vabbè, ovviamente come vedi, la sella. Ma la sella ha un valore, cioè. Sì, ha un valore. Certo. E a livello di motore no, sai. Il filtro dell'aria. No, guarda, solo il doppio termico hanno fregato. Testa, pistone e cilindro, boh. Mi serviva quello. Sì, mi serviva quello. Hanno aperto il carter, ma non hanno smontato niente. Questo è il variatore. La frizione. No, solo quello. E qualche catena qua. Magari devono ancora finire il lavoro. Sì, magari hanno lasciato qua a prendersi altri pezzi. Ok, abbiamo fatto un passaggio con le assi. Adesso ci infiliamo in mezzo agli ultimi rovi. Secondo me non ne vale la pena. No, mi ha rubato il cappello. Aiuto. Ok, non c'è niente, non ne vale la pena. Però sembra. Che fatica. Mi serve qualcosa per spaccare questi qua. Lo facciamo per voi. Iscrivetevi al canale. Ok. Tutta sta fatica per guardare un po' di monnezza. Esatto. Comunque, no, non devo inquadrarlo questo. Saliamo sulla scala a questo punto. C'è un piano sopra, come vedete. Qua è la scala. C'è questa scala qua. Perché qua tanto cosa c'è, un tubo, pezzi di ferro. Sì, è una cabina della corrente questa. Qua, vediamo quanto mi devo spaccare. Questo non è un buco, ma è un buco al contrario. Un buco del soffitto, sì. Un buco anche oggi, al rovescio però. Notare che si arrampica con la telecamera in mano, non è da tutti. Io non lo faccio, ci vediamo sopra.
Ok, non vado neanche su perché mi hanno detto che non c'è niente. Da sopra si vede solo quello. Comunque questa è una cabina di trasformazione che hanno sfondato, non so per quale motivo, cosa ci speravano di trovare. Non so neanche se è ancora in funzione, vedendo l'ingresso come è ridotto. Quindi se per caso il comune in questione vede questo video, vi abbiamo fatto un favore pulendo la strada per entrare dentro questa cabina di trasformazione. Incollato. Madonna, è vero. Ma è incollato potenza. Ah, è incastrato. Porca puttana. Volevo farvelo. Ok, volevo farvi vedere il controllo velocità abbandonato. Questo è un bene che sia qua. Fleximan, lo conosci? No. Vai a cercare. Hai i sensi di colpa per questo posto? Hai i sensi di colpa? No. Come vedete, prezzi imbattibili, è così imbattibili che è fallito purtroppo. La nostra forza è il prezzo. Vedete, l'ingresso è completamente sfondato. Qua ci sono i prezzi. E come potete vedere invece qua, si trattava di un outlet, grandi firme. Magari sopra ci abitavano i proprietari. E qua in questa struttura metallica, non so, magari mettevano i cartelloni con le offerte. Adesso proviamo a entrare. Siamo entrati. Qua stavano smantellando. Ci sono anche le luci nuove. Vediamo, vediamo. Qua hanno iniziato a ristrutturare. Vedete, hanno tirato giù pareti, stavano facendo qualcosa. Anche qua nei bagni. Qua nei bagni hanno sfondato la parete e avevano iniziato a sistemare, penso, però nada. Qui anche. Vedete, c'è il cartongesso nuovo. Qualcuno ha tirato dei calci. Allora, come possiamo vedere qua, avevano iniziato a mettere il cartongesso davanti a dove c'erano i vestiti. Quindi stavano praticamente facendo una controparete e poi hanno smesso. Si vede che era più facile fare così col cartongesso piuttosto che rimuovere tutti quelli per i vestiti. Anche qua vedete c'è tutta la struttura. Qui sgabuzzino, c'è una ricevuta di 15 euro, tuta 30 euro, poi c'è un documento e basta. Qui c'è un bel cartellone. Cioè una foto stampata e qua c'era la cassa. Oh, guardate, è un francobollo, quello che rimane degli scontrini e la Madonna. Qua c'è la scena del crimine di un piccione e delle chiavi. Questa è la chiave di Zivera B Ove Sporto 1 Caldaia. Questo era tipo il magazzino. Sì, era il magazzino questo. Qui abbiamo lo specchio e qua leggings felpati, pantaloni donna e un carrellino. Allora qua c'è questa stanza che era dal portone, da qua magari era anche qua un magazzino. E qui non so, metallo. Hanno anche qua rimosso qualcosa. Qui anche o era un magazzino o era una parte del negozio, perché ci sono tutti gli scaffali, giusto? Però non c'è più nulla. Abbiamo visto quelle finestre? Guarda, quasi. Hai visto che hanno fatto anche la struttura di cartongesso sotto le scale? Ah, sì. Da sopra abbiamo visto, cioè da sopra, da fuori abbiamo visto quelle finestre che sembravano quasi le finestre di un alloggio. Comunque. Vero, sembrava una casa. E ora qua invece siamo comunque di nuovo all'interno del negozio. Questo è il secondo piano del negozio. Guarda che ci sono i prezzi. Anche qua t-shirt, manica lunga. E qua abbiamo delle piante. E questo. Però noi ci stavamo domandando sì. La casa che si vede da fuori, quelle sì. Finestre dove... Cioè non c'è. Sembra sia dietro a questo, sì. A questo muro qua. Ma non... Hanno murato tutto allora. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Urbex. Abbiamo
Enrico che cambia parcheggio alla macchina perché secondo lui era parcheggiata troppo davanti alla villa abbandonata. Oggi stiamo per andare a vedere una villa misteriosa. L'unica cosa che vi dico è che è molto particolare perché sulla facciata, dopo lo vedremo meglio, c'è un affresco di Gesù, se non sbaglio. Mi incuriosisce. Prima di iniziare, come sempre, iscrivetevi al canale, commento, mi piace. Tanti di voi guardano i video ma non sono iscritti. Fate un favore a Teo Urbex, iscrivetevi. Al canale. Devi dirlo sul microfono, se no non si sente. Al canale. Facciamoglielo dire anche Enrico. Un commento? Commento freddo. Benvenuti in questa super esplorazione. Ok, stiamo andando qui, fanno le loro intro i colleghi. Dovrebbe essere una cascina questa. Almeno c'era un cartello con scritto cascina. Però in particolare, è l'affresco lì che mi stuzzica. Ok, eccoci qua, accolti dai fiori. Ah no, è San Luigi. San Luigi con la croce e l'aureola. Sicuramente erano molto credenti per avere un santo dipinto sulla facciata d'ingresso. Guardate là che c'è anche un albero di Natale. Un curioso. Visto c'è un santone anche qui, però. Comunque di qua non c'è l'ingresso. Ah, qua è chiuso. O entriamo da lì sotto, magari. C'è uno spiffero. Boh, non capisco da qua. Devo andare a farci un occhio. Sì. La porta sembra chiusa. Sembra chiusa la porta. Thank you.
E i miei amici si stanno spaventando per le api. Allora lì c'è la cuccia di un cane. E di qua, vediamo. Vediamo un po', qua secondo me c'erano le bestie. Tipo me, è chiuso. Incredibile. Come fa a essere chiusa sta porta? Vabbè, è chiusa, niente ragazzi, mi dispiace. È strano che non sia ancora crollato tutto qui. Adesso raggiungo gli altri di là, che dobbiamo capire se c'è un altro pezzo di casa oppure no. Cazzo di porta piccolissima, nascosta. Ma pensate... Sì, e guarda come cazzo si snoda sotto però. No, non l'avevo proprio vista questa. Sì, sì, è mezza tipo... Cioè, quando qua era tutto fatto bene, magari si vedeva poco e niente. Mamma mia. Mm. Guarda quanto va giù. Oh, sei andato? Sì. Cosa c'è, vino? Sì, sono le botti di vino. È grande, più grande. Però qua sta venendo giù tutto, hai visto? Sì, sì, ma sta crollando tutta, qua è tutta spezzata in due. Potrebbe caderci in testa. Sì. A livello di ingresso, allora vuol dire che c'è un piano anche sotto. No, non andare, ti prego. No, non lo so. Perché la porta d'ingresso io non l'ho vista, quella dove c'era il santo. No, è quella cosa che non capisco. Prima vedere la mano. Che non mi torna. Allora, partiamo da Serena. Qua siamo già al secondo piano. Carina, c'è una tegola dipinta. La scala di legno non la farò oggi perché l'ultima volta è finita male. Quindi entriamo dentro. Vediamo un po'. Ci accoglie una scatolina con un po' di oggetti. Questi sono quelli dei lavandini. Guardate che bella questa chiave. Magari serviva proprio per aprire questa serratura distrutta. Questi cosa sono, dei proiettili? No, però dentro c'è per avvitare, vedete? Non credo che sia un proiettile. Se qualcuno lo sa, lo scriva nei commenti. Praticamente questa era la cucina. Perché vedo qua il lavandino, però non vedo nessun fornello. Strana questa cucina. Ci sono due lampade. Rand Arnier. È in francese. Sembrano fatte con delle bottiglie. Cioè, credo proprio che siano fatte con le bottiglie. Non lo so. Se qualcuno lo sa, scrivetelo nei commenti. Poi abbiamo delle chiavi. Qua altri oggetti mistici. Ma la vera cosa strana sono questi. Cosa sono? Allora, sono dei mostriciattoli che suonano strumenti musicali costruiti con le conchiglie. Sì, infatti vedete che ha le braccia di conchiglia, anche le corna sono delle conchiglie piccole e i piedi sarebbero queste conchiglie più grandi nere. Flauto, questo non mi ricordo come si chiama, e lui suona il tamburo, credo. Sì. Potrei andare a casa dopo questa cosa strana. Qui come vedete c'è solo un banco, un frigo e poi il lavandino. Qua invece abbiamo un bel po' di libri. Di che anno è? Il 99. Vediamo. Arte. Selezione, l'aglio e salute. Non capisco di cosa parla. Del 95 però. Non capisco che libro sia, sinceramente. Qua parla di terapia sostitutiva degli estrogeni. Guardate questo. Sono strani questi libri. Prendiamone un altro.
Ma è una rivista. Ok, è una rivista perché sono tutti uguali, cioè sì, hanno tutti lo stesso nome. Mai vista sta rivista, sicuramente qualcuno di voi la leggeva. Di che anno è questo? 2000. Scuola all'attacco, vince a modo suo. Pericolo pedofilia via internet. I tempi passano, ma i problemi restano gli stessi. Ma sembra una rivista che parla un po' di tutto. Oppure ogni numero ha un tema. Beh, abbiamo un tostapane, una conchiglia gigante, ma questa è finta. Questo qua sotto cos'è? King of Scotch. Questo mi sa di cattiveria. Finito. Scozia. Poi qui abbiamo il divano. Vediamo un po' i giornali. Ah no, ci sono dei vetri, ok? I vetri sembrano per ricorniciare qualcosa. I giornali servono solo a proteggerlo. Siena Gatorade, tanti saluti. Ma Gatorade, la bibita? A sto punto sì, alla sete. Gatorade. Non pensavo fosse così vecchia come bibita la Gatorade. Pensavo fosse più recente. Del 90. Questo? Di cosa parla? Stato civile? Dove, quando, i nati, i morti? Questo devo censurarlo. Poi, andando avanti, qua c'è un portacandele, solo che ci hanno messo le pigne adesso. Ci sono un po' di libri. Cesare Pavese, Moby Dick, il sofà del produttore. Questi cani magari erano lì che abitava qua, probabile, alla fine è una foto incorniciata. Questo, narrativa mondiale, gli immigranti e i migranti, il viaggio del Brandano, medicina violenta, Villa Liberty. Villa Liberty, c'è anche una villa abbandonata che si chiama così. Villa Liberty, ma non vorrei che fosse la stessa, ma non penso, è un racconto. Sì, è un racconto. Rimettiamolo a posto. Poi, manuale dei consigli pratici. La più completa raccolta dei suggerimenti per risolvere centinaia di problemi. Allora, questo dobbiamo leggerlo. Vediamo. Apriamo una pagina a caso. Ah, proprio tutto, tutto. Anche problemi di livello tecnico. Pensavo solo problemi sentimentali o della vita. Pulitura delle piastrelle. Le macchie sulla carta da parati. Problemi con la moquette. Pulizia stagionale. È tipo l'enciclopedia e internet questo libro. Quando vai su internet e cerchi come risolvere qualcosa, una volta si faceva cartaceo, giustamente. Caricare la lavastoviglie. C'è di tutto proprio. Ah, qua parte sull'orto. Igiene personale, bellezza. Ma pensa. Cose che non esisteranno più. E poi stavo notando questo simpatico. Una mappa lunare. E anche è in rilievo. Gli hanno fatto cadere dei libri. Come vedete è tutto vuoto. Abbiamo questi lampadari strani, mai visti, fatti così. Cosa nuova per me completamente. Un bel quadro del mare. Ma più bello di tutti è questo televisore. Mivar, giusto? Sì, Mivar. 128 NIV. Carino, così rosso, artistico. Qua vedo altri libri. Informa tutto, informa tutto, informa tutto. Qua erano informati questa casa. Questi sono vecchi. Quando una si abbandona, questa casa. Guerra alla bestemmia. Questo lo voglio leggere. Cos'è guerra alla bestemmia?
Guarda la bestemmia. Dio, patria, civiltà. Per la difesa dei diritti di Dio e della patria. In che anno è? Cos'è la bestemmia? Il linguaggio dei dannati. Tutto un libro contro le bestemmie, mi mancava questa. Le camicie nere d'Italia difenderanno il patrio idioma. Quindi sarà un libro della seconda guerra mondiale, di quel periodo lì? Non lo so. Mettiamolo giù. Particolare come libro. Vediamo gli altri. I racconti italiani 71, 74, 75. Questo Lucia Alberti, calendario astrologico. E qua sopra abbiamo fiabe. Questo piano finisce qua. Infatti vi faccio vedere. Di qua c'è un'altra stanza, ma completamente vuota. Là c'è il bagno. Qua quello che rimane di un caminetto. Anche di là c'era il caminetto. Non so se avete visto, però nulla di più. Allora, mi sono accorto che anche il piano di sotto era aperto da un'altra porta, semplicemente. Quindi guardiamo, ma vedete anche qua l'hanno svuotato. Penso i proprietari. C'è una vecchia cucina. Avrà almeno 50 anni questa, penso. Non so se c'è qualcosa nei mobili. No, abbiamo ancora da mangiare proprio. Ah, pensate. Inquietante questo. Sono due. Sì. Chissà chi sono. Simpatico. Hanno messo tutto dentro i mobili praticamente. Questa la chiamerò la casa dei pupazzi strani. Guardate questo. Ha un piede rotto. Vabbè, ci sono le anatre. Chiudiamo. Qua. Qui tovaglioli. Qua in teoria ci sono i piatti. No. Non dirmi che qui c'è ancora da mangiare. Mi sa di sì, che schifo. Qua. Traslochi Barella. Ok, stai lì, sei rimasto lì tutti questi anni. Perché devi rotolare via adesso? Qua vuoto. Ma io volevo vedere i piatti, sinceramente. No, niente piatti. Solo gran tovaglioli e cose strane. Accendi gas. Frigo. Abbiamo uno sciroppo al lampone. Nel frigo allora non ci sarà più niente. No. Chiudiamo. Qui anche abbiamo una stanza vuota. Hanno sbaraccato tutto. Finalmente un posto dove hanno portato via la roba. Ha lasciato qualche vestito. Vestiti da signora questi. Qua coperte classiche. Tutte le case abbandonate ci sono queste coperte. E di qua il bagno o si finge sul balcone? Non dirmi che aveva il bagno in balcone. Ah, c'è un mobiletto. Attaccapanni. Allora penso che qua ci sia il bagno. Questa porta però è recente. Sì, infatti qua c'è il bagno. Vediamo se c'è qualche vecchio profumo. Tipo questo. Non c'è scritto nulla però sopra.
No. Niente. Niente vecchi profumi. No. Guardate questi che particolari. Sembrano le cose per il caminetto, però in miniatura. Qua abbiamo anche un elefantino. Chi è Snoopy? E c'è la pinza. Vabbè, la chiave non c'entra niente. Credo che siano tutte le cose per il fuoco. Bello. Abbiamo anche delle belle vetrate, come vedete. Un po' di colore almeno. Che questo qua è il fuori. E ci sono queste stanze qui che non abbiamo ancora visto, però non c'è niente di che. Chiavi. Qui probabilmente qualcuno nel passato ha provato a usarle per aprire le porte. Questo. Un lavandino gigante. Una doccia. Credo che era per lavare i vestiti comunque questo. Quello, un contenitore dell'acqua, sembrerebbe. Abbiamo una bella poltrona rossa. E non posso spostarmi più a destra perché c'è il civico e la via del posto. Quindi andiamo avanti. Qui abbiamo una tavernetta. Allora c'è un quadro con una mano che fa cadere del riso. E qua c'è una giovane ragazza con dei fiori. Cos'è rimasto qua sotto? Uno sgabello. Questo è bello vecchio. Qua nei mobili nulla. Non ci sono piatti in questo posto. Strano, eh? Di solito i piatti ci sono sempre. Abbiamo un divano. Vedo delle scarpe. Vabbè, dopo. Olio di parafina. Qua. Pezzi di mobili. E qui ci sono ancora... Pensate delle scarpe. Chissà da quanti anni sono qua. Tappeto. Quello cos'è, un cappello? Sì, un cappello. Questo è pelle. C'è ancora qua quest'ultima stanza. Gran casino di cose ammazzate. Sì, ammazzate. Ammassate. Materassi. Lì bottiglie. No, forse è proprio immondizia. Un mobile. Qua non ci sono vestiti. E qua c'è il bagno. Piccola vaschetta. C'è un giornale. Che auto è quella? Qualcuno la riconosce? Leggiamo. Fuggente con lei è più ricca che mai. Oh no, fuggite con lei è più ricca che mai. Non capisco che macchina è, però. L'ho zoomato, ma è lontano. Comunque costa 14.000 lire. 14 milioni di lire.